Salve, salve a tutti, cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io, come sempre, sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video. Oggi sono qui, ragazzi, per mostrarvi un acquisto spettacolare di un fumetto veramente grandioso che, e di un autore soprattutto che ha dato una grande innovazione al personaggio, ma anche al modo di fare i fumetti, un vero e proprio una vera e propria opera arte. Questa storia, che in realtà sono cinque storie che vedremo all'interno di questo, tra l'altro, formato gigante dei grandi tesori Marvel, delle quali io ho diverse opere, un formato che io amo perché risalta, perché sono grandi, risaltano in modo incredibile alcune tavole, e su certi autori, vedi Wolverine Arma X che sta qui, ma anche altri, in questo formato rende giustizia all'opera in sé. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un autore che, secondo me, con questa opera ha raggiunto veramente il massimo, il top dell'arte del fumetto. Ma adesso, insomma, vi mostrerò di cosa sto parlando. Sto parlando di questo capolavoro assoluto, ossia Nick Fury, agente dello Shield. Chi è Scorpio? Eccolo qua! Finalmente una degna e spettacolare edizione di un must have assoluto che tutti i cosiddetti, parlo dei cosiddetti amanti del fumetto, ovviamente compreranno in questa nuova edizione, perché è impensabile, è impossibile non prenderlo così, perché questa è la migliore mo miglior modo di godere di questa storia. Allora, perché dico questo? Perché per chi non lo sapesse, quindi è perdonato, invece per chi lo sa e non acquista non è perdonato, perché va così. All'interno abbiamo i disegni di Jim Steranko che, ripeto, con questa opera ha fatto la cosiddetta chiamata pop art a fumetti, che la, diciamo, la, veramente l'ha concepita in una maniera magistrale, ma adesso ve lo mostrerò. E tra l'altro abbiamo le storie del nostro agente Nick Fury, che è alle prese con questa indagine, no? Per scoprire chi è questo Scorpio. Insomma, vabbè, e la storia, diciamo, insomma, è conosciuta e quindi è abbastanza classica. Ma adesso, ragazzi, noi lo andiamo ad aprire, lo andiamo a spacchettare insieme, perché vi mostro che quest'opera è finalmente, perché finalmente è disponibile in una versione degna, spettacolare. Ma io ancora non l'ho vista perché è chiuso. L'ho vista, diciamo così, online, ma non l'ho ancora scartata. Stavo aspettando di farci un video perché se lo becca tutto, se lo merita. E adesso, ragazzi, ce l'andiamo a spacchettare insieme. Eccola qua. Di queste opere, ragazzi, io, di questi grandi tesori Marvel, io ne ho diversi, molto belli. Questo qua è uno di quelli, insomma, imperdibile. Non si può non prendere in questo formato, ma adesso le chiacchiere se le porto via il vento, ragazzi. Perché io come al solito, sapete che faccio i fatti, vi porto i fatti. Allora, scartato, questo è come si presenta. Ovviamente qui c'è il poster, che adesso non vado ad aprire, ragazzi, che lo sapete. Questo è, insomma, questo è il poster, e questo qui, diciamo, è la copertina dell'album. Ma io i poster, diciamo, non li incollo, cioè non li appendo, anche se andrebbero, perché sono ben fatti, ma li lascio all'interno, insomma, come copertina dell'albo. Eccolo qua. Allora, questo è Nick Fury, chi è Scorpio. Eccolo qua. Già soltanto come inizia. Già Jim Steranko dal fumetto con amore, perché insomma questi sono autori che adesso, che hanno fatto la storia e che continuano a rimanere impressi nei cuori e nella mente di tutti. Allora, ragazzi, all'interno abbiamo le 5 storie che ha fatto Jim Steranko, che poi il personaggio di Nick Fury ovviamente ha anche altre storie importanti, però diciamo queste di Jim Steranko sono passate, ripeto, all'immaginario collettivo per quello che ha fatto con i disegni soprattutto. Anche la storia è bella, diciamo, non l'ho mai letta integralmente perché ne lessi un paio di episodi, anche se sono solo 5, ragazzi. Guardate la bellezza di queste tavole spettacolari. Ma questo è niente, ragazzi, perché guardate qui, ragazzi. Questi qua sono autori che
Ah, non vi ho detto di che, non vi ho detto, tra l'altro, di che anno è di che anno è questa storia. Allora, questa storia, ragazzi, sturatevi le orecchie, è del 68. Roba che ci sono autori italiani da noi che, se li mettete a confronto con questa del 68, fanno ridere i polli. Poi dopo, perché dite che uno si arrabbia? Quando poi dopo, insomma, ci sono veramente, ma non soltanto da altre parti, ma insomma, quando ci sono persone che reputano quello che loro leggono capolavoro, quando invece non è minimamente, dovrebbero un po', insomma, farsi una cultura generale prima di dire che quello che leggono loro è subito capolavoro perché a loro è piaciuto. Questo è capolavoro. Quelle altre cose che pensate voi, neanche gli spicciano caso, non sono neanche classificabili con queste storie. C'è poco da fare, ragazzi, è così. Ma io, ragazzi, ma guardare la minuziosità delle tavole, come, insomma, come Jim Steranko ha veramente. Cioè, ragazzi, ma che cazzo era, lo vogliamo dire? Cioè, sturatevi le orecchie quando, insomma, fate certe affermazioni, perché, insomma, autori di questo calibro, insomma, potrebbero, insomma, sentirsi offesi. Ma leggermente, eh! Ah! Che mi tocca sentire, ma io adesso, ragazzi, vado avanti perché ci sono veramente tavole che poi ci sono alcune che. Ma guardate anche le scritte, insomma. Allora, intanto vi leggo anche un po' la trama, perché adesso vi ho mostrato qualcosa, ma vi leggo un attimo la trama per farvi capire. La festa è finita, sadico pazzo. È ora di smascherarti. Il mio lavoro di tanto in tanto è reso più duro. Ma voglio sempre sapere da cosa. Da parte di chi? Hai continuato a blaterare di vendetta, ma vendetta per cosa? Ancora un attimo e lo scoprirò. Chi è Scorpio? Un killer? Una spia? Un folle assalito di potere? E per quale motivo brandisce la chiave dello zodiaco? Il mistero dell'uomo incappucciato tormenta Nick Fury, la più grande super spia del mondo. Vabbè, insomma. Ma non è l'unica missione impossibile che Fury dovrà fronteggiare, nonostante sia un uomo privo di poteri in un mondo popolato da supereroi e supercriminali. Spetta al talento moderno, moderno 68, moderno 68, e visionario di Jim Steranko, raccontare le sue avventure nel ciclo cult, perché questo merita il cartonato, non come altre cose che so che usciranno in cartonato, vergognatevi. Agent of Shield e poi c'è la crisi della carta, vergognatevi. Un capolavoro della pop art a fumetti. Quindi, insomma, ragazzi, gli ho letto la trama perché, insomma, non ve l'avevo fatto all'inizio perché preso, non volevo riscattarlo, preso dalla magnificenza di questi spettacoli. Storia, tra l'altro, che io me la ricordo, ti prende veramente tanto. Poi, ragazzi, il formato, ragazzi. Alcune opere vanno prese così, se le stampano così è perché meritano di essere prese così. Quindi, ragazzi, magari sì, capisco il fattore economico, ma insomma, se il risparmio non è tanto, prendete, perché, ragazzi, queste qua, io di Alex Ross, ad esempio, mi piace vederlo in formato grande. Molte opere di Alex Ross, aspetto che le ristamperanno in grande, perché Alex Ross va visto in grande, ragazzi. Cioè, poi, alcuni autori fatti così hanno un altro fascino. Alcune tavole vanno viste in modo grande. Queste qua di Jim Steranko, così sono più belle da godere e apprezzare. Vanno prese così, ragazzi. Quindi prendetela così, prendetela pure, cioè, prendetela perché vale la candela, perché vale. Si apprezza molto di più, ragazzi. Ma, cioè, ragazzi, guardate che spettacolo! Questo è capolavoro, non tante cose che la gente si riempie la bocca e dice capolavoro quando non conosce altre opere. Ecco perché mi arrabbio. Ma adesso parliamo di questo, cioè, perché poi, ripeto, ragazzi, 68, vabbè, qui c'è una svastica. Guardate qui, ragazzi, quanto c'è anche di legge. Ecco, questa qua, diciamo, è la copertina, no? Che a me piace moltissimo. Devo dire che la copertina è quella che più mi piace, tra l'altro. Ma poi nel finale, adesso io non voglio starvi qui a tagliare 7 ore perché lo dovete comprare. Questo va preso e basta. Sempre se vi reputate lettori di fumetti veri, nel senso, no, che leggete solo due personaggi e dite che capite fumetti, che amate il fumetto. Ecco, perché, insomma, questo qua lo prendono tutti, c'è, cioè, pure uno che non ha mai letto un fumetto, se ne vede una cosa del genere, se lo compra. Perché è bello da avere, è bello da dire, è anche vantarsi di dire: io ce l'ho. Così, no, piccolo. Così va preso. Quante volte lo devo dire, ragazzi? In piccolo perde tantissimo. Ve lo dico, ragazzi. Poi non è neanche un prezzo. Poi ripeto, ragazzi, non è neanche un prezzo che va tanto perché costa 20
23 euro, cazzi, meritatissimi, li vale tutti, non ci stanno cazzi. Io parlavo dei soldi davanti a questa opera d'arte, perché non c'è, per me non c'è apprezzo un lavoro del genere. Carta spettacolare, ovviamente, vabbè, si è rilegato, queste sono cose che non vi devo dire perché lo sapete, perché me ne avete... ragazzi, una delle lavori più belle è questa qui. C'ho poco da fare, c'ho poco da fare, eccola qui. Capolavoro, questo è capolavoro. Altre cose che voi dite capolavoro, non è così. C'è poco da fare, ragazzi, è così. Mi dispiace, no, mi dispiace. È la verità, è la verità, è la verità, ragazzi. Queste sono le copertine originali. Quindi, ragazzi, io veramente sono davanti, sono veramente meravigliato e sbalordito da questa edizione che mi aspettavo così, in effetti, perché ne ho prese diverse. Ho preso Loki, Fratelli Sangue, ho preso Submariner, ho preso Arma X, ho preso i Fantastici 4, 1, 2, 3, 4, ho preso Trionfo e Tormento. Li ho presi tutti. Quindi, insomma, lo so che alcuni autori vanno visti e presi così. Quindi, ragazzi, questo è un capolavoro assoluto, impensabile. Proprio, io non ci dormirei la notte se non ce l'avrei in collezione. Sarei tutta la notte senza dormire se non ce l'avessi. Quindi, ragazzi, come fate a dormire se non ce l'avete? Non lo so. Vabbè, vuol dire che non siete veri amanti del fumetto, che vi devo dire. Quindi, ragazzi, io veramente non so che altro dirvi, se no, reperitelo assolutamente. Va messo in cima agli acquisti del mese, sicuramente. Senza se e senza ma. Quindi, ragazzi, spero che questo mio video vi sia stato utile, magari per chi non lo conosceva, questo capolavoro, perché giustamente ci sta chi non lo conosce, per carità, ma insomma, per chi lo conosce penso che l'ha già preso, perché insomma, non se lo fa scappare di certo. Rinunciate a tanta altra monnezza che è evitabilissima, e regalatevi un cartonato che vale la pena di avere, ti puoi vantare di averlo, lo leggi quando ti pare, è l'edizione migliore che puoi fare. Cartonato meraviglioso, quindi ragazzi, sto parlando da 12 minuti, vi ho mostrato abbastanza, andate a recuperarlo. Quindi ragazzi, vi mando un grosso abbraccio e se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al mio canale fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, come faccio sempre e come dico sempre, ci vediamo al mio prossimo video.